Carissimi tutti, ben ritrovati e proseguiamo oggi con l'esplorazione di questo organo piccolo ma avvincente della chiesa di Santa Croce in Vacallo, nella Svizzera italiana. Allora, si avvicina la domenica di Pentecoste, domenica questa, per cui ho pensato di includere un brano dedicato appunto a questa solennità che ci accingiamo a celebrare. Pensando a cosa, a quale brano scegliere che fosse intonato appunto un po' alla Pentecoste dello Spirito Santo, mi è venuto in mente una composizione che avevo eseguito tanti anni fa quando ero giovane e che però trovo particolarmente poetica e particolarmente azzeccata. Allora, questa è anche l'occasione buona per rincontrare una, diciamo, vecchia conoscenza del nostro canale, cioè Mario Scapin, che avevamo già appunto avuto modo di... come dire, la cui arte era già stata da noi assaporata in altre circostanze verso Natale, se ricordo bene, con una pastorale e un cantabile. Ecco, allora, Mario Scapin è un musicista di grande stoffa, con una tecnica e una poesia proprio, sua intrinseca, molto, molto, molto forte, molto sentita. E anche questa pagina ne dà una prova eloquente. Allora, su cosa si basa innanzitutto? Cerchiamo come al solito di metterci un pochetto dentro la testa per capire, almeno nelle grandi linee, come è fatto il pezzo. Questo è molto utile anche per gli improvvisatori, perché questo per esempio è una struttura che può essere molto clonabile anche durante l'improvvisazione. In effetti, già il titolo, Fantasia interludiante, allora, Tempo di Pentecoste mette Fantasia interludiante, lo mette su che cosa? Ma su che cosa si capisce subito. È su quella che per le chiese di rito romano esiste ancora, cioè la sequenza di Pentecoste, Veni Sancte Spiritus. Ora, per apprezzare la composizione è sufficiente che vi ricordiate sostanzialmente l'inizio della sequenza. Veni Sancte Spiritus, et emitte celitus, lucis tue radium. Veni Pater Pauperum, veni Datorum. Cioè, ecco, questo frammento è sufficiente perché si basa sostanzialmente sull'incipit. Allora, fantasia interludiante, per cui davanti a un nome come questo io mi aspetto una composizione che mantenga, diciamo così, da un certo punto di vista una freschezza formale, quasi appunto, come dicevo prima, di stampo improvvisativo. Ed in effetti non vado molto lontano da quello che poi mi trovo davanti agli occhi. Allora, tant'è che l'analisi risulta, come vedremo, un pochetto farraginosa, cioè non è snocciolabile in una forma quadrata, ma è una forma piuttosto frastagliata. Allora, ora la illustro tutta e dopo la riassumo, in maniera tale che poi dopo l'ascolto dovrebbe essere più facile riuscire a beccare i singoli pezzi. Tenete conto che ogni sezione è piuttosto breve, va dalle 8 alle 16 battute, per cui sono diversi episodi collegati tra loro, però che si esauriscono e che sfociano sul successivo, che si esauriscono e che sfociano sul successivo, con una logica quasi motettistica, mi verrebbe da dire. Ecco, però qua non c'è una, cioè c'è comunque all'interno una forma, non è che si passa da un motivo frase, passatemi il termine, preso in prestito dalla musica vocale, al successivo. No, qui c'è una struttura, anche se ne perde lungo l'ascolto un pochetto la connotazione. Allora, inizia con l'esposizione da parte della mano sinistra, nella regione medio-grave, del tema gregoriano, che è puntellato da accordi piuttosto leggeri della mano destra. Si produce un crescendo e finisce questa che potrebbe essere un'introduzione. Comunque sono 2, 4, 6, 8, 10 battute, poco di che. Poi inizia, ecco, una parte che, allora, qui abbiamo messo, cioè qui ho scelto di mettere le lettere anche se le sezioni sono molto piccole, però è per capirci, perché sennò non ne sottiamo fuori più. Quindi questa parte A, che possiamo anche chiamare parte introduttiva, termina appunto dopo non molte battute e sfocia su una parte che invece è già invece un piccolo sviluppo di questo tema. Il tema viene appunto in qualche modo contrappuntato, parafrasato, leggermente variato, messo in un discorso che dura una mezza paginetta, che qua non molto, e questo è un continuo libero parafrasare di questo incipit, continuo ma efficace. Ecco, e si conclude nel giro di brevissimo tempo. E questa è comunque una parte B che ha una sua compiutezza interna.
La parte C ha anche un nome, corale etereo lo chiama Scapino, e qui questa specie di fluidità invece che c'era prima, di stampo gregorianeggiante, anche nella forma, appunto, se andiamo a contare le battute, per esempio, è importante alle volte contare le battute, perché se sono in nuclei, diciamo così, riducibili da 4 a 4, vuol dire che normalmente sarebbe una forma quadrata. Se invece sono numeri strani, vuol dire che no, che non siamo in una forma quadrata. Qua infatti vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 battute, un numero dispari, un numero strano, un numero che già mi indica comunque una forma squadrata, nel senso di fuori quadratura. Ma questo è esattamente l'effetto che il compositore vuole ottenere. E per contrasto, la parte C invece è questo corale etereo, che invece è un corale espresso dai registri dolcissimi del secondo manuale, appena appena. E questa invece è una forma proprio di corale, quindi è una quaterna di battute da 4 a 4, come tipico del corale. Terminato questa sezione, si riapre una sezione che io qui nel mio schema, non vi metto la partitura a schermo stavolta perché veramente forse non vale la pena, io ho contrassegnato con B1, cioè è una specie, mantiene le caratteristiche della parte B. C'è anche qui un'elaborazione di materiale già udito. Qui sostanzialmente è una specie di interludio a carattere imitativo, dove le parti vengono messe appunto in dialogo tra loro con un procedimento simile a quello della vecchia imitazione, su frammenti che sono comunque cavati dal tema gregoriano esposto prima, però sono meno riconoscibili. Scapin modifica un pochetto gli intervalli, cioè mantiene magari la direzionalità ma modifica gli intervalli, mantiene dei parametri ma ne altera altri. Questo perché lo fa? Perché non si fa ascoltare il tema di continuo, anche quando si improvvisa, sennò diventa una barba. Quanto tema mettere in un'improvvisazione, quanto tema mettere in un brano su tema, è questione da dirimere di volta in volta, perché diversamente diventa un continuo balbettare su questo tema che torna sempre, dopo un po' uno non ne può più. Potrei citare dozzine di composizioni, dozzine di improvvisazioni fatte in questa maniera che veramente uno si pente di aver ascoltato appena finito. Ecco, questa parte che abbiamo contrassegnato con la lettera B1, quindi parente con quella che era stata esposta in seguito all'introduzione, si riprende invece la parte A1, quindi l'introduzione che porta come, cioè che ha come caratteristica quella di esporre il tema gregoriano in maniera chiara. Si conclude in maniera diversa perché naturalmente è una parte A1, cioè non ripete esattamente come prima, mette quelle variazioni che costituiscono queste piccole variazioni vanno a costituire poi la zampata, no, che il compositore di classe sa mettere in maniera tale che il pezzo resti cioè che la percezione di chi ascolta resti sempre viva. Al termine di questa riesposizione appunto di quella che avevamo chiamato introduzione all'inizio di questa non analisi, di questa chiacchierata che stiamo facendo, c'è il corale etereo variato, quindi C1, quello che prima avevamo, il corale etereo di prima, ritorna leggermente variato, cioè sono un'increspatura fatta di semi minime, il meno che si possa immaginare per poter chiamare un tema variato, ecco, e lo espone ancora una volta da cima a fondo. Il brano termina subito dopo con la ripresa di A, quindi della parte introduttiva, della parte espositiva del tema gregoriano, che in questo caso però è presentata in maniera sgargiante, in maniera perorativa, perché appunto il pezzo sta finendo, per cui c'è un'impronta sonora di maggior effetto e un andare verso la fine, con una specie di pedale che viene poi increspato, però alla fine non ci si allontana molto dal concetto di pedale di tonica finale, grosso modo. Poi ci sono delle modulazioni sopra anche ai toni lontani, però diciamo che il sapore è questo. E termina quindi il brano in maniera trionfale e vittoriosa. Ecco, questo è un mirabile esempio di forma non forma, dove la forma è percettibile appena appena, cioè l'ascoltatore capisce che l'autore sta muovendosi all'interno di un qualcosa che comunque ha una logica, senza però all'ascolto, se io non vi avessi detto con queste cose sulle tre parti, tra virgolette, A, B e C, voi avreste ascoltato il brano nel suo fluire, sentendo parti che tornavano, ma senza percepire
una quadratura formale. Effettivamente, se devo andare a fare una sintesi, anche estrema e brutale come sempre sono le sintesi, diventa A, B, C, B1, A1, C1, A. Quindi ecco, è una forma sicuramente abbastanza frastagliata. Ecco, questo anche per l'improvvisazione è un ottimo, è un eccellente esempio. Riuscire a mantenere, diciamo così, un qualcosa che sappia di sospeso, di non formalmente cristallizzato, ma al tempo stesso che abbia una logica, che abbia, cioè che resti dentro alla logica di un discorso fatto secondo raziocinio. Ecco, questa è una, secondo me, delle doti più belle che può avere un'improvvisazione. E forse, alla fine, pensandoci su un po', anche un brano musicale, modernamente intendendo, oggi non pensiamo più alla musica con forme quadrate, questo è un ottimo modo, è un'ottima via d'uscita per contemperare quelle diverse esigenze che abbiamo quando giochiamo con la percezione di chi ascolta, perché uno deve percepire una cosa che possa essere comprensibile, che possa non essere o non sembrare il discorso di un pazzo. Ecco, questo è un po', diciamo, la sintesi di tutto il discorso. Bene, vi lascio ora quindi all'ascolto vero e proprio della pagina che ho appunto illustrato così molto alla buona, molto brevemente, e vi do naturalmente appuntamento a giovedì prossimo per un'altra mirabolante avventura su quest'organo, perché come al solito il giovedì è ceciliano. Arrivederci a tutti e buona serata.